una 1.400 può bastare a soddisfare chi ha voglia di premium? Beh, direi proprio di sì. Una volta c'era questo aumento delle cilindrate di dismisura, ma adesso un 1.400 di quelli più moderni, con un turbo efficiente come questo che monta l'Audi A3, che ha 120 cavalli, può bastare benissimo a soddisfare qualsiasi esigenza. Volendo, poi c'è anche la versione da 140 cavalli. Ricordiamo che il telaio e la base è sempre quella magnifica della nuova Volkswagen Golf, che sopporta potenze come nell'Audi RS3 con medesima carrozzeria fino a 300 cavalli. Quindi un'auto splendida che può soddisfare qualsiasi esigenza, soprattutto se non si ha bisogno di prestazioni sportive. E il bisogno al giorno d'oggi dove c'è? Bene, adesso andiamo a verificare se è proprio vero. La relazione è brillante, infatti, a conferma di quanto abbiamo detto, e la guida risulta immediatamente piacevole, da vettura premium, davvero. Su strada la A3 Sportback conferma tutte le aspettative che vorremmo da un Audi. E quindi comfort di marcia, sicurezza, silenziosità, ottimi freni, tenuta di strada eccellente. Insomma, del tutto soddisfacente. Poi, l'aspetto è quello che è, sobrio, elegante anche a prima vista, e soprattutto abbiamo delle finiture interne che anche in questa versione, che è volutamente essenziale, sono eccellenti. La costruzione è splendida, la strumentazione retroilluminata di grande effetto, insomma ci si sente veramente a bordo di un'auto di lusso. Il prezzo di questa versione che abbiamo provato come base è 27.400 euro. Ovviamente, come tutte le tedesche, facile avere 5.000 euro di optional, quindi sale a 33.000.